Oh, attenzione a questo messaggio in chiesa. Le confessioni oggi, sabato, termineranno esattamente alle 17:30. Preciso. C'è solo un prete disponibile per le confessioni oggi. Nella vostra confessione andate subito al sodo e confessate solo i vostri peccati e trasgressioni. Non c'è bisogno di spiegare perché li avete commessi, grazie mille. Quindi mi raccomando, venite già pentiti perché non c'è sta tempo da perdere. Veloce. Dove tutto, veloce. Beh, io ho tradito mia moglie perché l'altro giorno... Vabbè, non è come devi stare qua a spiegare, dai, veloce. Vabbè, te absolvo. Il prossimo, oh, veloce che sono quasi alle 17:30. Devo andare a giocare a carte. E dai, dai, dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. E come sempre che oggi i cartelli erano scritti più divertenti. Oh, mi raccomando, a fine video scrivetemi qual è stato il cartello migliore secondo voi. Oh, in questa musicassetta c'è sta Dire Straits. Perché scrivere Dire Straits era troppo complicato? Cioè, immaginate questo quando si ascolta queste canzoni, l'inglese lo capisce proprio alla perfezione. Oh, comunque chi di voi si ricorda le musicassette? Scrivetelo nei commenti, probabilmente appartenete alla generazione. Le persone che hanno senz'acca rubato i fiori di questo vaso di tutti i cittadini sono dei morti di fame. Firmato Lorenzo. Io non so chi ha rubato i fiori, a te ti hanno rubato l'H di sicuro. Che poi vedete qualche passante ce l'ha aggiunta perché non si può vedere. Sto Lorenzo comunque deve essere la Greta Thunberg del paese. E come lei si è preso un anno sabbatico dalla scuola perché veramente scrive senz'acca, non si può vedere. Divieto d'affissione ai sensi dell'articolo, qualcuno ci ha scritto: allora come mai hai affisso questo? Anche qua senza H, quindi è sempre Lorenzo. Oh, vendesi Harley Davidson, mi trovi qui in fiera, forse sono ubriaco, approfittane. Quindi mi raccomando, potete fare un bel affare. Senti, sei tu che vendi l'Harley Davidson? Sì, so io che sei interessato. Te la compro a 3 euro. Figo, dai, affare fatto, così poi ci compro un'altra birra. Vietato salire nel cancello, ma in che senso nel? Casomai sul. Vabbè, comunque è facilmente scalabolo. Borse a pua. Perché scrivere pua nel modo giusto è troppo complicato. Comunque ci ho fatto tutti i pallini per rendere il cartello più accattivante. Portacci tua. Comunque manco l'accento ci hai messo, quindi se legge borse a pua. Oh, te vuoi fare un bagno rilassante? Allora compra il bagno doccia polenta e cervo. Caldo piacere. Oh, è tutto bio, eh. Ma che è sta puzza di cervo? Adesso io mi sono lavato con polenta e cervo. Guarda che pelle liscia. Fica secca, profumata e tenera. E uomini, meglio di così non si può avere. Oh, fragole, un cestino 1,50 euro. 3 cestini, 5 euro. Tu dici, è conveniente, ma perché devo pagare 50 centesimi in più? Perché gli vai a togliere 3 cestini, i 50 centesimi in più sono la tassa fragolosa. Ma che cazzo stai a dire? Questa scuola in matematica era un genio. Se te becco a fa cagare il cane qua, te la faccio mangiare. Ma mamma mia, oh, che poi sto parcheggio mi pare proprio nel degrado, caporai. Se uno fa la cacca là, caporai. Pedoni lato opposto. Mi raccomando, posto dall'altra parte. I mortacci vostra, questa non è una discarica. Ho tanti c***i per il c***o. E poi qua c'è scritto, se legge bene, non posso pensare anche a voi. Per favore, non lasciate la spazzatura, così questo c'ha un sacco di cose per la testa. Si è espresso proprio in maniera elegante. Ma è un signore. Lunedì 8 agosto siamo chiuso per ferie. Siamo chiuso. Riapriamo martedì 9 agosto, comunque dura poco, eh. Un giorno di ferie. Potevi pure non mettere il cartello, non se ne accorgeva nessuno, secondo me. Panettone estivo a 9,60 euro. Vabbè, questi sono gli avanzi dell'ultimo Natale, però voglio dire, 9,60 euro non è poco. Cioè, se te ne devi disfare, ma mettine un euro. Capisco che col cavolo che questi li vendono, perché te li propinano anno dopo anno. Se ne ha passato il prezzo, sta storia va avanti all'infinito. Cani sì, bambini dipende. È vero, a volte i bambini sono peggio dei cani. Macello! Oh, guardate questo bel souvenir, Calabria. Beh, non sapevo che la Calabria aveva conquistato pure la Sicilia. Eh sì, è diventata tutta Calabria. Vero, vero, è che non leggete le notizie. Oh, al mare, toilette. Così sta dove c'è cosa si scrive. Oh, a Roma richiedere fermata a voce. Proprio devi dire fermata. Così. Non è che puoi dire stop, è proprio fermata. E infatti anche qua non ho ribadito fermata a voce. Qua l'ha scritto qualcuno e pure qua. Richiedere fermata a voce. Oh, ve l'hanno detto, eh. Pensa che cacciare in quest'autobus. Attenzione, personale nervoso. Oggi solo domande semplici. E poi i bambini lasciati incustoditi verranno venduti al circo. Mamma mia, proprio l'accoglienza in questo negozio, eh. Oh, qua abbiamo divieto di sosta, devono rifare la strada. E qualcuno ci ha scritto, ma c'è stata a coglionare. Cioè, comunque da notare che questo, se vedete, ha usato il foglio della stampa
stampante, il primo che si stampa, no, della prova di stampa, si vede, diciamo, un po' in controluce, perché il primo foglio che ha stampato dice: oh, il primo foglio me lo voglio ricordare. Scrivo: ma che c'è stato a coglionare? Lo metto là ai vigili, che risate! Sono proprio simpatico! Oggi con solo 3 euro cachi nella cassetta. Signori, 3 euro e ti fa cacare nella cassetta? Cioè, io ce li spenderei. E sembra lo stesso anche scritto: oggi caco straordinario. Beato del figlio, io stamattina c'ho avuto problemi. Poi qui abbiamo l'angolo della pescheria. Mi pare giusto, so pesche, si chiama pescheria. Se c'erano limoni si chiamava limoneria. Patate, patateria, così si dice. Agenda 2017 a 50 centesimi, i giorni coincidono col 2023. Oh signore, qua bisogna fare pure economia, mo che te frega, c'è scritto 2017. I giorni sono quelli e pigliano, no? Questo praticamente riesce a vendere sta agenda solo dopo ogni tot di anni. Ci deve essere la congiunzione astrale. Oh, e qua abbiamo la salsiccia di Michele. Coraccio Michele, guarda che fun ha fatto. Ah, 1,20 euro ceramiche del supporto della... non è dato sapere. Non mi ha messo curiosità però, della... non toccare, non toccare, ci lavoro, grazie. Per favore, lasciatoglielo là. Guarda, ha scritto due volte: non toccare, non toccare. Coraccio. Si informano i gentili pazienti che il giorno della dimissione l'unità di degenza dovrà essere liberata entro le ore 9:30. NB, i campanelli di chiamata non vanno avvolti intorno alle capre. No, ma davvero, ma che cazzo stai a dire? E vabbè, c'è gente che avvolge i campanelli attorno alle capre, ma perché, scusa, si può fare? Non abbiamo rilevato la presenza di fantasmi, ne consegue che la porta non si chiude da sé, ma va accompagnata, grazie. Oh, pur de far chiudere la porta si inventano di tutto. Diciamo, puntiamo sulla simpatia, almeno ci chiudono la porta. Invece, secondo me, chi legge sto cartello fa... e poi comunque na chiude. Prima, puntini puntini, di chiudere questa porta, puntini, assicuratevi che non ci sia alcuno nelle cantine. Grazie per la collaborazione, e ci hanno scritto: ma se sei entrato, non hai le chiavi? Beh, giusto, questo è giusto, però era capitata un'amica mia che era entrata in cantina, stava sistemando le cose, probabilmente non aveva sentito che era entrata un'altra persona che doveva andare nella sua cantina. A un certo punto questo ha chiuso tutte le luci, è uscito, chiude a chiave la porta principale, amica mia è rimasta al buio praticamente, e non è stato semplice al buio ritrovare l'uscita. Quindi in realtà questo lo capisco, ma ve lo dico solo perché è successa a sta persona. Tra l'altro là sotto non pigliava manco il cellulare, quindi sono stati c***i amari. Chiuso per ferie, da ora fino a quando non finiscono i soldi, praticamente torno presto. Oh, ma che simpatico! Chiuso per infortunio, mi sono rotto i coglioni. Sacrosante parole. È giusto, sognava di scrivere un cartello così e l'ha fatto davvero. Abbigliamento usato senza ricambio, non si cambia. Cioè, vabbè, lo capisco perché già trovi roba usata. Mo, se tu te la pigli dopo una settimana, gliela riconsegni, è usata di nuovo. Questo lo vende che è usata almeno una volta sola. Mo, non ce ne passiamo. Bagni per fare bisogni, non per parlare o fumare. Quindi andare solo per fare la cacca. Eppure piano. Oh, anatre mute fresche. Vabbè, questo non è sbagliato, ripeto, poi mi inviate le cose su Instagram, ma alcune magari sono corrette. L'anatra muta esiste, e questa qua si chiama anatra muta o anatra muschiata, e questa qua. Però vabbè, magari chi non lo sa pensa che è un'anatra muta. Oh, offerta, acquista 3, ricevi 1. Signore, questa è la vita. Questa è proprio la metafora della vita. È così che va il mondo. Rallentare. Oh, raga, non c'entrava. E poi è strategico, perché uno legge e dice rallentare, e nel frattempo rallenti. Oh, attenzione, portone riparato, usare la chiave, no spallate. Perché in questo condominio tutti andare spallate. Oh, condominio che vai, usanza che trovi, eh. Piscia decori, piscia contento, ma li mortacci tua, piscia dentro. Giusto, questo è bellissimo. Oh, questa è l'alterazione. C'ha scritto: vendo moto di mio marito. E il marito probabilmente c'ha scritto: vendi la fregna di tua madre. Ma poi non ho capito, ha scritto proprio sul balcone che ha bomboletta. Almeno questa ha scritto su un telo. Vabbè, fate un po' come volete, fra voi e marito non metto il dito. Oh, attenzione, vendesi appartamento ristrutturato. Ristrutturato, ne ha fatta. Cioè, provate in tutti i modi a scriverlo, poi si è arreso. Si ricorda che questa non è una galleria d'arte, e quindi si è veramente vietato dimenticare dipinti o sculture all'interno del boccio. Quindi mi raccomando, quando fate, non è che fate opere d'arte, fate un scarico. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Scrivetemi nei commenti qual è stato secondo voi il cartello migliore. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vabbè!